Nel corso di questa lezione ci occuperemo della seconda tipologia di cursori, ovvero i cursori espliciti. Come abbiamo già avuto modo di affermare in precedenza, nel caso dei cursori espliciti, il programmatore PL SQL ha la possibilità di gestire tutte le fasi che contraddistinguono, che determinano la creazione, il fetching e la chiusura dei cursori stessi. Quindi i cursori espliciti vengono esplicitamente definiti e nominati nella sezione di dichiarazione del blocco anonimo del PL SQL oppure nelle procedure. Questa fase la vedremo nelle lezioni che seguiranno. Vengono sempre utilizzati e conseguentemente generati con le query di selezione, le query select. Il programmatore, come abbiamo già detto prima, ha il controllo completo di tutte le fasi, dall'apertura sino alla chiusura del cursore. E naturalmente, come nel caso dei cursori impliciti, anche con i cursori espliciti abbiamo la possibilità di utilizzare gli attributi per poter ottenere delle utili informazioni. Ma vediamo in maniera schematica quali sono le varie fasi che devono essere attivate nel codice PL SQL e che ci permetteranno di generare e utilizzare un nuovo cursore. Si inizia prima di tutto dalla sezione di dichiarazione. In questa sezione avremo modo di creare un nuovo cursore con la parola chiave cursor, seguito dal nome del cursore stesso e dal comando is. Segue quindi una query di selezione che determinerà l'inserimento del record set nella memoria del server, del computer. Quindi il cursore in questa fase ha il record set nell'area di memoria del nostro computer. La fase successiva è quella della sezione esecutiva. In questa sezione avremo prima di tutto la necessità di aprire il cursore utilizzando la parola chiave open, seguito dal nome del cursore che abbiamo scelto in precedenza, e poi ci sarà la fase del fetching, ovvero del trasferimento dei dati del record set del cursore all'interno di una determinata variabile che avremo creato. Infine avremo la fase di chiusura del cursore. Ora, con questa visualizzazione schematica non è chiara quale sia l'utilizzo pratico dei cursori. Pertanto, andiamo immediatamente ad analizzare un caso concreto che ci farà vedere in maniera molto più chiara l'utilizzo pratico di questi interessanti oggetti del PLC. Il codice PL SQL che vediamo a video in questo momento è una procedura anonima che ci permetterà di visualizzare in maniera pratica tutte le fasi che contraddistinguono la creazione e l'utilizzo di un cursore esplicito. Vediamo quindi di analizzare nel dettaglio questo codice. Si inizia con la fase con la sezione di dichiarazione, nella quale abbiamo specificato la variabile codice fidelity utilizzando l'anchor e quindi ottenendo la tipologia code feed dalla tabella scontrini e richiedendo la variabile all'utente in fase di esecuzione. Segue un'altra variabile chiamata ammontare premio, che è invece di tipo number. A questo punto inizia la sezione di creazione del nostro nuovo cursore. Come possiamo vedere, abbiamo utilizzato la parola chiave cursor, seguito dal nome del nostro cursore. Come possiamo vedere, nel caso dei cursori abbiamo utilizzato un'altra notazione, la notazione C, che identifica questa come una variabile di tipo cursore. Segue il comando is e poi la query di selezione vera e propria. Con questa query abbiamo eseguito una select
della funzione di aggregazione count, che quindi ci permetterà di calcolare il numero delle spese del cliente Fidelity il cui codice è stato passato al momento dell'avvio della procedura stessa. A questo punto abbiamo previsto una nuova variabile. Questa variabile prende il nome di premio, è elemento nuovo ed inedito fino a questo momento. Abbiamo utilizzato un anchor. L'anchor è di diverso tipo. Questa volta non facciamo riferimento ad una tabella e relativo campo, ma stiamo facendo riferimento direttamente al cursore. Quindi stiamo dicendo che la variabile premio sarà di tipo cursore premio. Questo è molto importante perché la variabile che vediamo a video in questo momento, quindi la variabile premio, conterrà il record set che otterremo dal nostro cursore al momento del fetching. Per essere certi che questa variabile possa accogliere questi dati, dobbiamo specificare l'anchor come vediamo a video in questo momento. La fase successiva è quella esecutiva. In questa fase, in primo luogo, provvediamo ad aprire il nostro cursore premio utilizzando la parola chiave open seguita dal nome del cursore stesso. Poi la fase che segue è quella del fetching. Nel fetching utilizziamo la parola chiave fetch, specificando il nome del nostro cursore, utilizzando l'into, quindi un'altra la parola chiave into, e segue il nome della variabile premio. Quindi stiamo istruendo il nostro Oracle a trasferire tutti i dati ottenuti dall'apertura del nostro cursore sulla variabile chiamata premio. Questa è appunto la fase del fetching. A questo punto inizia una prima verifica. In questa verifica abbiamo utilizzato l'if e abbiamo utilizzato l'attributo percentuale found e come argomento il nostro cursore. In questo modo noi stiamo verificando che il cursore abbia dei dati e che quindi l'operazione di fetching sia andata l'operazione di select sia andata a buon fine. Se questa operazione è andata a buon fine e quindi ci sono dei record set all'interno del nostro cursore, allora visualizzeremo delle informazioni, record trovato e come possiamo vedere, visualizzeremo anche il numero delle spese. Per fare questo utilizzeremo la nostra variabile chiamata vPremio, nel quale visualizzeremo il numero delle spese, che altro non è che il campo che abbiamo selezionato con la nostra query di selezione. Quindi, per poter visualizzare il campo sarà sufficiente indicare la variabile e il relativo campo della query select. Abbiamo poi effettuato abbiamo utilizzato nuovamente l'if per effettuare queste verifiche. Abbiamo verificato che il numero delle spese sia maggiore di 10 e in questo caso abbiamo passato alla variabile ammontare premio il valore 10. Poi abbiamo utilizzato lessIF per verificare che il premio sia maggiore di 5 e minore di 10 e in questo caso abbiamo attribuito il valore 5. In caso contrario, l'ammontare del premio sarà uguale a 0. Quindi, una volta aperto il nostro cursore, effettuato il fetching, abbiamo utilizzato il valore del campo, dell'unico campo che era presente nella query di selezione, prima per poterlo visualizzare nell'output di BMS e poi per effettuare una verifica dell'ammontare del valore e in base a questo attribuire un determinato valore alla variabile ammontare premio. La fase successiva è quella della chiusura del cursore, quindi una volta aver completato
le operazioni che dobbiamo eseguire nella business logic del nostro programma PL SQL, si passa alla chiusura del cursore. Il cursore viene chiuso con il comando close seguito dal nome del cursore stesso. A questo punto la memoria che conteneva il nostro recordset viene rilasciata alla disposizione del sistema operativo e quindi non viene più utilizzata dallo stesso. È sempre buona norma, naturalmente, chiudere il cursore per evitare dei memory leaks. La fase successiva verifica che l'ammontare del premio sia o meno maggiore di zero, ed in questo caso si visualizzeranno delle specifiche stringhe nell'output di BMS, oppure in alternativa un altro tipo di messaggio. L'ultima sezione è quella della gestione delle eccezioni. Come vediamo, abbiamo gestito l'eccezione others, cioè l'eccezione di errore generico. Abbiamo previsto che se il cursore è ancora aperto, allora dobbiamo imporre la chiusura dello stesso. Questa eccezione può capitare se il cursore è rimasto aperto e si tenta nuovamente di aprirlo. In questi casi si incorrerà in un errore. Dato che abbiamo impostato l'eccezione su others, quindi un'eccezione generica, questo determinerà appunto un errore che gestirà la presenza o meno dello stato di apertura del cursore e quindi imporrà la chiusura dello stesso. Comunque, come abbiamo già detto prima, sempre buona norma chiudere in maniera esplicita il cursore per rilasciare la memoria che è stata utilizzata dal programma PL SQL. Testiamo adesso la nostra procedura anonima creata in PL SQL per vedere il nostro primo cursore in azione. Clicchiamo su esecuzione dello script ed inseriamo un codice fidetti. Come si vede, nel output.dbms sono riportate le varie fasi del nostro cursore. Prima l'apertura, il fetching e poi la verifica che ha dato esito positivo, quanto il cliente è esistente in anagrafica e ha eseguito delle spese, la visualizzazione del numero delle spese ottenute dalla nostra variabile premio e dal relativo campo, la chiusura del cursore e il relativo messaggio che ci fa i complimenti perché abbiamo ottenuto un premio di 10 coupon. Quindi, immaginando una situazione operativa, possiamo creare una procedura di questo tipo utilizzando i cursori per poter attribuire degli specifici coupon in base al numero delle spese che un determinato cliente abbia eseguito in uno specifico arco di tempo, il tutto gestito in maniera abbastanza efficiente dai nostri cursori. Proviamo un altro esempio, questa volta con un numero di spese più basso. Clicchiamo nuovamente su esecuzione. Anche in questo caso il cursore ha fatto il suo dovere, non siamo incorsi nel messaggio di errore di cursore aperto perché lo stiamo chiudendo in maniera esplicita e il messaggio è diverso perché non abbiamo raggiunto la quantità di spese minime per poter ottenere il nostro coupon. Bene, abbiamo visto in azione un primo esempio di cursore esplicito.